Ciao a tutti e bentornati su Realpolitik, bentornati alla nostra partita con la Germania, che cerca di creare lo scenario della svastica sul sole. La mappa l'avete vista all'inizio della scorsa puntata, che era poi anche la prima. Peccato. Per la prima volta ci troviamo a guidare una mega 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 potenza e la cosa è decisamente bella. Anche se abbiamo perso le Olimpiadi come dei... con un coglionazzo aver perso le Olimpiadi in quel modo. Però... pazienza, la Svizzera, l'Austria. Ma senza noi che stiamo creandoci un blocco per mia scelta personale, perché sono meno punti, però al contempo vuole anche dire avere in Olanda, però vuole anche dire avere un esercito più forte. La Francia ha francamente rotto i coglioni, eh. Mo ce la mangiamo. Allora, missioni diplomatiche 2, servizio militare. Dobbiamo cercare 20, scende a 13, la sfiga. Dobbiamo rivendicare una provincia e tenercela. O meglio, quando arriveranno le elezioni, il 1° di giugno, essere in guerra. Perfetto, non potremo essere in guerra. Quindi ho fatto una cagata perché non potremo ovviamente far salire ancora i nostri vari livelli. Oh, benissimo, almeno questo. Almeno questo vuol dire che non scenderà molto. Qui la stiamo già ricercando. Relazioni col mondo migliorate non ci importano. Andiamo un attimino su politica interna. Potremmo fare questo. Tanto costa una cosa. Ma sì, vai. Andiamo a distruzione remoto universale. Beh, almeno scenderemo al massimo a 17. Va bene, abbiamo perso 3 punti. Non importa. Non è grave, non è grave. Peccato per quei 2 punti persi di militarismo, ma pazienza. Sanzioni contro gli autoritarismi, ma sì, per ora votiamoli, tanto noi siamo assolutamente... Popolazione, va bene, Nazioni Unite, perfetto. Ogni tanto è bene fare un censimento, ma sì, dai. Ci siamo a rivendicare sta stupida Austria. Ma non rivendichiamo la Repubblica Ceca, è una cazzata. Rivendichiamo piuttosto... Oh, benissimo, militarismo più 2 e torniamo al punto di dove eravamo prima. Perfetto. Dicevo, rivendichiamo piuttosto la Svizzera, manteniamoci sulle province più ricche. Perfetto. Ora... questo non possiamo permettercelo, vero? No. Peccato. Anche questo non possiamo permettercelo. Forze armate, ho dubbi che ci sia qualcosa che con quei pochi punti azione che abbiamo ci possiamo permettere. Ne abbiamo veramente pochini di punti azione comunque. Credo che questo non ci importa. Facciamo... no, economia. Preferisco l'economia, mi sembra decisamente più utile. Modernizzazione economica, anche se punti azione ce li dà solo più avanti, però... alla lunga è decisamente più utile. Speriamo solo di riuscire a rivendicare queste province perché ci servono e come. La Francia di per sé, quando le dichiareremo guerra, ha un po' di province che potremmo liberare. Cioè, se no, beh, no, oddio, mica tante, perché questa... ciao a tutti e bentornati su Realpolitik, bentornati alla nostra partita con la Germania, che cerca di creare lo scenario della svastica sul sole. La mappa l'avete vista all'inizio della scorsa puntata, che era poi anche la prima. Peccato. Per la prima volta ci troviamo a guidare una mega 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 potenza e la cosa è decisamente bella. Anche se abbiamo perso le Olimpiadi come dei... con un coglionazzo aver perso le Olimpiadi in quel modo. Però... pazienza, la Svizzera, l'Austria. Ma senza noi che stiamo creandoci un blocco per mia scelta personale, perché sono meno punti, però al contempo vuole anche dire avere... dov'è che si dice? In Olanda. Però vuole anche dire avere un esercito più forte. La Francia ha francamente rotto i coglioni, eh. Mo ce la mangiamo. Allora, missioni diplomatiche 2, servizio militare.
Dobbiamo cercare 20 scende a 13, la sfiga. Dobbiamo rivendicare una provincia e tenercela. O meglio, quando arriveranno le elezioni, il 1° di giugno, essere in guerra. Perfetto, non potremo essere in guerra. Quindi ho fatto una cagata perché non potremo ovviamente far salire ancora i nostri vari livelli. Oh, benissimo, almeno questo. Almeno questo vuol dire che non scenderà molto. Qui la stiamo già ricercando. Relazioni col mondo migliorate non ci importano. Andiamo un attimino su politica interna. Potremmo fare questo. Tanto costa una cosa. Ma sì, vai. Andiamo di istruzionare moto universale. Beh, almeno scenderemo al massimo a 17. Va bene, abbiamo perso 3 punti. Non importa. Non è grave, non è grave. Peccato per quei 2 punti persi di militarismo, ma pazienza. Sanzioni locali, non riusciamo a rivendicarne una. Che cazzo di sfiga di partita. Tra l'altro non c'è nessuno che fa degli avventati di guerra con cui possiamo magari rubargli del territorio. No, questo l'hanno rubato al Pakistan. Supportiamo il Brasile. Vabbè, conversione completata Olanda. Ah, politica pro-occidentale, non capita mai. Perfetto. Allora, modernizzazione economica 2. Intervento militare in... Ma porca, non posso più farlo. L'ho persa per un attimo. Si vede che hanno fatto qualcosa di diplomaticamente scorretto. La Francia invece non la bastoniamo e continuiamo a beccarla. Andiamo a vedere se vogliono unirsi a noi nel blocco. Così magari iniziamo a bastonare la Russia. Certo, poi non potremo ottenere province, solo liberarne, ma va bene uguale. Cazzo, non siamo riusciti a migliorarle? Ma brutti stronzetti. Ah. Quanto tempo deve passare perché le possiamo migliorare? 80 giorni. Va bene, anche così. Dai, su. Almeno questo ce la facciamo a rivendicarlo, no? Non ci posso credere. Non ci posso credere che non riusciamo a rivendicarlo. Facciamo ridere che non riusciamo a rivendicare una fottuta provincia. Vabbè, Bangladesh unito all'India. Evento assolutamente a cazzi. Sa, dobbiamo fare questo benedetto Anschluss, che non so mai come si pronunci. Siamo sesti senza non star facendo praticamente nulla di particolare. Mentre l'Unione Baltica ha quasi finito le proprie truppe. Va bene, riproviamo a migliorare le relazioni, dai. E poi li invitiamo nel nostro blocco. Va bene. Oh, come fallimento diplomatico! Ma cazzo di Buddha! Ma siete dei cretini, sono la vostra unica salvezza, sono. Ah, zio banano. Che gentaglia di merda. Cioè, sono la vostra unica salvezza. E continuate ancora a non... Niente, non arriveremo in tempo neanche per sbaglio. Oddio, meno male che vanno piano i russi. Meno male che i russi vanno piano. Questa testa devo sprecare tutti sti punti azione per questi stronzi che non si fanno aiutare. 25 giorni. Solo che i russi non... Ah, poi tra l'altro dobbiamo ancora provare a munirli al blocco. Quindi figuriamoci. Ultimo tentativo, se no li lascio morire per fatti loro.
Me li riconquisto poi con calma. E facciamo guerra all'Iran, a caso. Olè. Perfetto. E adesso? Certo che rinuncio. Perché se gli facciamo un culo della Madonna, secondo me. Ma oddio, mica tanto. Mica tanto, il culo ce lo fanno loro. Cazzolina. Rischiamo che ci facciano un bel culo. Le truppe loro sono abbastanza più sgrause. Va bene, intanto evitiamo il rischio di offensiva finale. Stabilire avamposti. Stanno riprovando l'offensiva finale. Oh, lei finalmente l'Aosta ce la siamo presa. Cerchiamo di fare breccia nel. Combattiamo fino all'ultimo, non lasciamo nessuno indietro. Se riesco a darmi un bonus temporaneo. Una grande offensiva. Beh, non costa tanti punti azione di mantenimento. Si potrebbe anche mantenere. Va bene, per ora teniamola, va. Ci do quel piccolo bonus. E dai, però, cazzo. Minchia, non c'è andata bene una fino adesso. Proprio un capitolo sfigatissimo. Dai, su! Mi stanno consumando truppe, praticamente. Partiamo pure con i droni da ricognizione, va. Abbiamo un po' di bonus. Dai, che ce la dovremmo fare. Niente, non ce la facciamo neanche per sbaglio. Confermiamo le voci, neghiamo tutto. Peggioriamo le relazioni con l'Italia. Beh, oddio, a parte che l'Italia non ce ne frega niente. Oh, finalmente. Conquista degli aeroporti e pian piano dovremo liberare tutto. Oh, benissimo. Guardate come gli stiamo rimandando indietro il punteggio. Compriamo tutti questi incarri, va. Ok, dai però, conquista delle città chiave. La dovremmo fare pian pianino ad arrivarci, eh. Ora che quelle benedette truppe che arrivino dai paesi baltici non siano esattamente un fior fiore, ma... Benissimo, sfondamento. Cosa andiamo avanti? Centro di combattimento tattico, mi piace. Anche se tante volte è oggetto di missione quando non lo cerchi da subito, ma... Guerra fondaio più 20, più 2 modificatore attacco unità. Ma sì, usiamole. Usiamo pure le armi chimiche contro i russi. So che abbiamo 85 di danni di guerra. Beh, questa mi dà proprio l'idea di una guerra in cui siamo intervenuti e stiamo ricacciando indietro i russi dai paesi baltici. Potevamo forse risparmiarcelo tutto sto casino. Mi sentivo veramente inutile. Col cazzo che accettiamo una pace bianca. Mi spiace. E vabbè, pazienza, non siamo riusciti a fargli calare l'esercito. Dobbiamo smontarvi, stronzetti. Va bene, ristrutturiamo le prigioni. Anche perché c'è più uno di interventismo. Era in seguimento.
Siamo arrivati quasi al confine dei paesi baltici. Gloria agli eroi, benissimo. Più uno di... Dato che i danni di guerra siano... Niente pace bianca, stronze. Niente pace bianca. Vi strappiamo dei pezzi di Siberia. Ok. Tattiche di infiltrazione la vedo difficile. Non so se ce la faremo, eh. Ancora, rifiuto la pace bianca. Mollala. Proviamo a far sto benedetto. E adesso. Va bene. Per poi cercare di ricercare questo, ma ci vorrà un sacco, ma ci dà un bel bonus. Dai, sto tattica di infiltrazione. È difficile, me ne rendo conto, ma dovessimo riuscire a farcela. Ancora con sta pace bianca. Non so se sperano che lo facciamo noi per sbaglio. Comprami tre corazzati. Oh, benissimo, adesso sì che si passa all'attacco. Direzione Mosca. Direzione Mosca. E questo ci farà anche diventare probabilmente una dittatura se andiamo avanti così. Sì, 23, siamo, dovremmo diventare un'autocrazia. Magari ci mangiamo anche un pezzo di Russia. Creiamo fanteria che ce la stiamo mangiando tutta. Accettiamo l'offerta della coalizione. Ci stiamo mangiando tutta la fanteria. Un candidato da minoranza etnica, cerchiamo qualcun altro. Tutto quello che... Adesso dobbiamo fare riserve. Facciamo guerriglia a questo punto. Siamo rimasti senza fanteria in un colpo solo. Dov'è che sta guerriglia? Non sono pratico di difendermi in sto gioco. 5 fanterie. Oh, finalmente l'hanno aggregati. Non c'è più la sfilza di. Si vede all'ultima patch. E siamo diventati un autoritarismo, finalmente. Obiettivo raggiunto. Trasferiamolo. Altra fanteria che siamo quasi senza. Va bene, sì. Assegno un'operazione. Fronte sicuro. Benissimo. Solo che non abbiamo purtroppo i fondi per sbloccare queste. Ma no, direi di no. Direi che torniamo un attimino su economia. Andiamo avanti con la modernizzazione economica. Benissimo. Presa una. Avanzata frontale. Non è che avevamo qualche malus che i russi avevano tirato ai paesi baltici? Non capisco il motivo per cui improvvisamente ci siamo ritrovati così malmessi. E praticamente stiamo stravincendo. Conquista degli aeroporti. No, facciamo due aerei, va? Tre aerei. Questa è la linea di rifornimento. Ah, benissimo, li abbiamo veramente ricacciati indietro alla grande. Controllo più 2, militarismo più 1, benissimo. Avanti così diventeremo una tirannide prima della fine di questa guerra. Beh, dal punto di vista GDR mi sembra un'idea una cosa buona, cioè che la guerra... Dai, ma non scherzare.
Porco cane, ma dobbiamo sganciare qualche truppa. Porre fine alla ribellione. Le riserve. Segna un'operazione, un cazzo segna un'operazione. Allora, siamo riusciti a conquistare... No, sta facendo ancora supremazia aerea qua. Piano, eh. Vediamo di fare quello che dobbiamo fare. Russi! Che cazzo non siamo riusciti a fare? Non siamo riusciti a fare niente. No, forse loro hanno fatto un'azione loro. Più che altro la Russia è quella che mi importa di più. Vabbè, carità. Qui sono tornando più carri. Graffandaio più 20, meno 12, più 2 attacco esercito. Sì, vai pure, continuiamo pure così. Dai però, facciamoli. Perché stiamo combattendo noi contro di loro? Offensiva finale contro la Russia. Ah, benissimo. Cosa stiamo cercando di fare? Ci hanno tirato una bomba atomica. Non su di noi, ma sull'Estonia, l'Unione Baltica, infatti. Dai, su. Ultimo colpo. Boom. Conflitto con Russia terminato, perfetto. Ah, segno un'operazione, conquista le linee di fornimento. Aggiunge riserve. Adesso gli aerei li abbiamo di nuovo. E vediamo un po' cosa fate, stronzetti. Nuova cultura paneuropea, perfetto. Così dovremo riuscire ad avere province che non dobbiamo convertire. Proponi pace. Ottieni provincia. Allora, io mi prenderei una provincia comunque. Tipo San Pietroburgo. E gli farei liberare un'altra provincia. Questo vale 37, tu vali 37, tu vali... Ma con tutte 37 non me lo ricordavo neanche. 41, via. Ci piace, 85. Ok. Adesso abbiamo 49 di guerra fondaio, non è neanche così alto, essere sincero. Allora. Politica interna, avanzamenti politici... Va bene. Van bene quelli. Ok, chiudiamo solo... Ah, no, dovevo fare... Sì, ormai tanto gli stati baltici per me possono anche lasciarci... Non è importante. Vabbè, peggioramento delle azioni col blocco. Spacciamo solo sti ribelli e poi chiudiamo la riva. A parte che ci frega relativamente di sti ribelli. Offensiva finale e abbiamo finito. Ok. Va bene. Ragazzi, direi che abbiamo fatto uno strano passo avanti. Non tanto importante quello. Facciamoci almeno 10, 6 e 3. Non tanto importante quello di aver conquistato San Pietroburgo, che credo che francamente ce ne freghi molto relativamente, ma la cosa importante che abbiamo ottenuto è l'essere diventati un'autocrazia. Questo ci permetterà di spingerci a conquistare senza aver bisogno di rivendicare le province e ci darà una bella accelerata. Il trovarci in guerra durante le elezioni è stato veramente una genialata. Spero che quest'Unione Baltica si tolga dalle palle in fretta. Potremmo far scendere il nostro livello grafondaio con l'intervento in Iran, ma insomma. Vedremo la prossima volta. Ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!
Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi gameplay di Realpolitik. Ciao ciao!